E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Come potete vedere, da dietro il mio sfondo un po' strecciato perché non ho trovato altri wallpaper. Stiamo parlando di Air. Che è uscito da qualche mese, mi pare, su Prime. È il debutto come regista di Ben Affleck e ha come protagonista, diciamo anche sì, come protagonisti sia Ben Affleck che Matt Damon. Devo dire, carino, trama, partiamo. La trama semplicemente parla di come la Nike negli anni 80 stesse nella merda, aveva bisogno di riprendersi. Ma nel mondo neanche troppo nella merda, a dire la verità. Semplicemente si stava assestando ad un livello un po' basso del mercato. Comunque non è che morivano di fame, però non erano più la Nike di quando appena fondata. Stavano cominciando a perdere terreno in confronto dell'Adidas e delle Converse, mi pare. E semplicemente a questo allenatore di basket e studioso di basket che voleva fare una linea di scarpe sportive viene un'idea: facciamo una scarpa per Michael Jordan e gli facciamo proprio la scarpa di Michael Jordan. Quindi non è una cosa che ne so, il tizio, il giocatore di basket, non è più questa come cosa, non è che il giocatore di basket appunto prende una scarpa e la mette per fare pubblicità, ma anzi qui è più quasi la casa di scarpe che va incontro al giocatore, perché fa una linea intera dedicata a lui. Tant'è che le Air Jordan tuttora sono una linea della Nike completamente a sé stante. E niente, parla praticamente di come lui debba convincere Michael Jordan a firmare per questa cosa. Perché voi direte, ammazza che figo, perché non firma? Innanzitutto perché comunque a metà del film si svolge a come loro devono raggiungere Michael Jordan e parlarci. Per di più, ecco una cosa di cui sono stato un po' triste, in questo film Michael Jordan praticamente non si vede, perché loro trattano con i genitori, quindi non c'è lui. Si sente solamente, mi sa, la sua voce al telefono e qualche volta si vede di spalle, ma niente di più. Sono stato un po' triste di questa cosa, però ci sta comunque, è un film carino. E niente, devono semplicemente convincere appunto a firmare. E perché non vuole firmare? Perché lui era fan dell'Adidas. Eppure perché aveva detto, vabbè, pure se non è l'Adidas, firmerei con chiunque ma non con la Nike perché mi fanno cagare. Quindi c'è proprio un combattimento di trattative per fargli piacere sta cazzo di Nike, perché loro appunto faranno una linea dedicata tutta a lui. Trama 7, ci può stare. Ti annoia? No, dai, no. Ci sono dei punti un po' più lenti, però sono sopportabili e non, cioè vengono comunque ripresi. E ti fa anche, diciamo, un po' affezionare o appassionare, diciamo, alla storia del film. Personaggi. Allora abbiamo il nostro protagonista Matt Damon, che come abbiamo detto è un ex allenatore di basket che ormai è diventato un po' in sovrappeso, che sta dentro la Nike, si è rotto le palle di stare dentro la Nike perché non fa quasi un cazzo e semplicemente vuole trovare qualcosa, qualcuno, perché loro si devono sempre trovare, diciamo, uno sportivo a cui affibbiare le loro scarpe così che le vendono di più. E quindi lui deve trovare questo sportivo, è quello che deve trovare questo sportivo, e poi sceglie Michael Jordan, ma naturalmente sarà il più difficile da prendere. E niente. Poi c'è Ben Affleck, che è un tizio, cioè praticamente uno dei capi invece della Nike, che è anche suo amico però. E niente, sta scalzo sulla scrivania, fa yoga, cose varie, va a correre, lui è un po' più sportivo e tutto il resto e basta. Cioè l'unica cosa che fa è tipo mettere dei freni al nostro protagonista, perché comunque lui non crede fin da subito in quello che lui ha visto. E ci sta, perché comunque anche se è un suo amico è anche il suo capo. E poi c'è ci sono gli altri che sono solo amici, che ogni tanto gli danno qualche consiglio, ma non sono poi così importanti.
e basta. Personaggi, sinceramente, pure qui un 7, cioè comunque fanno il loro lavoro in base a quello che serve, ma non ti fanno affezionare chissà quanto, tranne Matt Damon, che è quel voto in più della sufficienza, e semplicemente perché appunto lo vedi per tutto il film e un pochino ti affezioni anche alle sue delusioni e ai suoi successi. Quindi, obiettivo del film, secondo me, era portare un semplice film che fosse degno del debutto di Ben Affleck come regista, per di più, che portasse questa piccola storiella, perché comunque non è che ci sia chissà quanto da raccontare in, mi pare, un'ora e mezza, 2 ore di film, una cosa del genere, comunque abbastanza corto. Senza annoiarti e facendoti scoprire più o meno come sono andate le cose. E sono riusciti a prendere un tema che comunque non penso interessi alla maggior parte delle persone e comunque a farci un film che non ti faccia dire mi sono annoiato o non me ne frega un cazzo. Quindi direi che l'obiettivo è raggiunto, un 8, ci sta. E quindi come voto finale 7 e mezzo, ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Air.